Buonasera e benvenuti a Sport Sicilia Preview, l'anteprima del weekend dello sport siciliano raccontata in 60 minuti, un'ora che trascorreremo insieme a due graditi ospiti. Alla mia destra Massimiliano Vinti e l'Amatori Catania. Buonasera Massimiliano. Buonasera a tutti. E Luigi Pulvirenti, buonasera, collega buonasera, nonché dirigente della Sifi Condor Volley. Dunque, due tifosi del Catania, due appassionati rossazzurri, quindi parleremo ovviamente molto di calcio, ma non solo di calcio, abbiamo il link per così dire con gli altri sport, approfondiremo anche il tema riguardante sia il rugby che il volley. Ma partiamo ovviamente dalla Serie C, dal Catania, dal post Trapani, dalla sconfitta che è costata al Catania per il momento anche il secondo posto. Il Catania sperava di avvicinare il Lecce, che era costretto a osservare un turno di riposo, invece ha perso anche la piazza ad onore. Adesso va a giocare a Matera. Avremo le dichiarazioni di Pietro Lomonaco, l'amministratore delegato, che ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa. Ma andiamo con ordine e vediamo il programma del prossimo turno, il penultimo della stagione regolare. Eccolo qui: Acacas Fondi, Bisceglie Casertana, Francavilla Cosenza, Juve Stabia Siracusa, Lecce Paganese, Matera Catania, Rende Andria, Leonzio Regina, Trapani Monopoli, riposa il Catanzaro. Andiamo anche a vedere la classifica, che dicevamo ha avuto una variazione ma non in senso favorevole al Catania, che ha perso una posizione e adesso terzo, perché la sconfitta con il Trapani gli è costata la piazza d'onore, in quanto a parità di punti il Trapani è in vantaggio negli scontri diretti. Lecce a 71 punti, ormai a un passo dalla promozione diretta, Trapani e Catania 67, Juve Stabia 51, Monopoli e Rende 49, Cosenza 48, Casertana 47, Francavilla e Leonzio 45, Siracusa 44, Matera 43, Catanzaro 41, Regine Bisceglie 39, Andria 36, Paganese 32, Fondi 27, Acacas già retrocesso con 6 punti. E allora ripartiamo da dove avevamo lasciato, dunque dalla partita con il Trapani, un big match nato sotto i migliori auspici, nel senso che comunque le aspettative rossazzurre erano elevatissime, c'è stato il record di pubblico, tutti tra l'altro spettatori paganti perché era la giornata rossazzurra, ma le cose non sono andate come dovevano. Il Catania ha perso, è stato superato in classifica, dicevamo, dal Trapani, un Trapani che ha approcciato meglio la partita. C'è stato poi anche un post partita con delle dichiarazioni di Lucarelli che hanno fatto molto discutere. Intanto ripartiamo dalla partita, da quel che si è visto nei 90 minuti che, ripetiamo, il Catania, a nostro giudizio, ha approcciato male, ma insomma non pensiamo essere un giudizio particolarmente singolare. Max Vinti, tu che partita hai visto? Ma, come al solito, purtroppo è capitato spesso in questo campionato che il Catania entra con la mentalità sbagliata in campo. L'approccio, come hai detto tu, alla partita secondo me è stato per l'ennesima volta sbagliato. Non erano convinti, non hanno attaccato. Il Catania doveva, io parto dal presupposto che il Catania, per la squadra che ha, deve sempre far soffrire l'avversario. Non può essere l'avversario scende al Cibali, al Massimino, scusate, e si permette quasi quasi di metterci sotto. Purtroppo anche la formazione, posso dire che qualche giocatore non era forse al meglio, ma già l'abbiamo visto già qualche partita, vedi Marchese. E ci sono giocatori che purtroppo, secondo me, in questo momento più di 20 minuti non possono giocare. E ci sono giocatori invece che stanno in panchina che potrebbero dare tanto, soprattutto per questa categoria, vedi Bucolo. Però l'allenatore, l'abbiamo già conosciuto, ha le sue idee, un poco presuntuoso, e scotta tanto questa sconfitta. Dispiace perché il Catania, ripeto, il primo tempo assurdo, non si può regalare un primo tempo, poi nel secondo tempo qualche occasione l'ha avuta, ma sempre attaccando con molta confusione, non niente di costruito realmente, anche perché sulle fasce, sulla fascia destra non abbiamo mai giocato. Sulla sinistra c'era Mannè, ma sappiamo che è ancora giovane, molte volte andava dritto per poi perdere il pallone. Diciamo che se dobbiamo affrontare i playoff così è un rischio, bisogna cambiare la mentalità, però in primis la deve cambiare il nostro mister Lucarelli, non deve cambiare solo la mentalità ma anche un discorso di capire che chi ha in mano, che cosa ha in mano e come farlo funzionare questa squadra, perché così non va da nessuna parte. E parleremo ovviamente anche dei playoff. Io intanto però voglio andare da Luigi Pulvirenti, il quale ha visto la partita in Curva Nord, perché un collega, un giornalista, potrebbe avere l'accredito di essere in tribuna stampa, ha scelto di vedere questa partita particolarmente importante e sentita in Curva Nord. E allora io vorrei chiedere a Luigi come è stata vissuta questa partita in curva, visto che si è parlato tanto di aspetto ambientale di questa partita, e poi torneremo anche sulle dichiarazioni di Lucarelli, delle quali ha parlato anche Lomonaco, sentiremo un estratto tra poco. Vado da Luigi proprio per chiederti appunto quali sono stati gli umori della curva di fronte a una partita nella quale la Curva Nord, ma non solo, tutto lo stadio si è riempito, grande scenografia, abbiamo visto, grande coreografia, insomma sicuramente un contesto di categoria superiore, e insomma una partita che emotivamente non è stata semplice, probabilmente neppure per i tifosi. Diciamo che intanto la partita non si è svolta soltanto nella giornata di lunedì, perché per
per molti tifosi, in particolare per quelli della Curva Nord, l'impegno era cominciato qualche giorno prima perché la coreografia realizzata ha richiesto tanto lavoro preparatorio. E man mano che il tempo passava, l'atmosfera che si respirava era quella dello sbigottimento. Per una squadra che, come ha detto Massimiliano, insomma, sembra avere quasi un disturbo bipolare calcistico. Fuori casa spesso e volentieri è riuscita ad esprimere un rendimento importante che forse non ha nemmeno uguali nella storia recente del calcio Catania, e in casa quello che è sempre stato un po' il fortino della formazione rossoazzurra, che ha deciso i destini di campionati importanti e meno importanti, sembra non essere più vissuto come tale. E sicuramente non può essere soltanto un discorso di pressione ambientale, e a parte che sarebbe il primo caso che una, insomma, formazione subisce la pressione ambientale positiva del proprio pubblico. Io credo che l'uscita di Liocorelli forse è stata anche un po' travisato, ma comunque di fondo è stato un po' infelice, no? Poi al di là poi di quello che ebbe detto esattamente, che Sì, è magari... chiaro che Lucarelli non si è lamentato il Sì, fatto che c'era troppo pubblico, ma ha detto che esattamente. qualcuno ha Però patito un contesto il particolarmente, punto è che magari. non è la prima volta che lo dice. Se non è la prima volta che lo dice, è evidente che si tratta di un dato che lui ha potuto riscontrare più volte nella sua squadra. Ci sarebbe anche da chiedersi se un dato che non può essere modificato, e perché quindi, considerando che ci sono giocatori che con la maglia del Catania hanno vestito la Serie A, hanno affrontato la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma con 25.000 persone al massimino, e a memoria non mi pare che risentissero E non della solo, c'è chi ha pressione del giocato in categoria pubblico. superiore. Curiale non l'ha fatto col Esatto. Catania, ma ha giocato in categoria Però superiore, per ecco, dirne una. ridurre tutto solo all'aspetto, cioè, psicologico mi sembrerebbe fare anche un torto a questi calciatori. Il Catania ha un problema, non vorrei dire tecnico, ma sicuramente l'impostazione della partita quando gioca al Massimino, perché se è chiamato a fare la partita, il Catania non riesce a farla. E non riesce a farla non soltanto contro il Trapani, che noi abbiamo sempre detto essere formazione meno attrezzata del Catania, ma io non credo che nelle due partite abbia dimostrato questo, anzi, il contrario. E quindi non accade soltanto perché le altre formazioni sono forti anche più di quello di cui noi immaginiamo. Il Catania non riesce a impostare il gioco anche con formazioni meno attrezzate come la Casertana, che si è ricordata alla fine del 2017, venne qui veramente a imporre una lezione di calcio. Questo perché accade? Probabilmente perché a questo punto della stagione lo possiamo dire, l'allenatore non è riuscito a dare una fisionomia alla squadra quando questa è costretta a fare la partita, ma anche perché troppo spesso il Catania, e in questo sono d'accordo con Massimiliano, si trova a giocare contemporaneamente con 4-5 atleti che forse non si può permettere tutti insieme schierati in campo, perché poi alla fine il calcio è bello perché è uno sport tecnico, ma qualcuno deve anche correre. Ecco, credo che il Catania in questo momento abbia un deficit di giocatori di corsa, non perché non ce li abbia, ma perché li tenga in panchina. Per quanto mi riguarda, sembra inspiegabile che un giocatore come Porcino non venga Porcino, schierato dal primo minuto, lasciando infatti. stare poi il discorso di Russotto, che non sappiamo se è recuperato al 100%, però sicuramente se è recuperata almeno al 90%, questa squadra non può prescindere dalla sua classe, perché mi pare l'unico veramente in grado di cambiare il corso Anche della perché partita. poi magari corri, ma devi anche correre bene. Cioè, anche come Oh, e corri, andiamo al no? discorso di Mannè. Mannè è fortissimo sulla corsa, però spesso poi dimentica la palla 10 metri prima, quindi è una corsa Arriva fino in fondo e poi si anche ferma. inutile, se vogliamo, no? Ha avuto una grande occasione anche lunedì, poteva fare E gol, non poi l'ha fatto. non è un grande realizzatore, su Non è questo un grande sicuramente deve realizzatore. migliorare. È un ragazzo, ha ampi Scusami se margini mi di permetto, poi non miglioramento. si può sperare sempre nella giocata di Lodi. Dobbiamo capire che Lodi è sempre supermercato. Se noi giochiamo con un centrocampo in quel modo, con Biagianti, Lodi e Mazzarani. Mazzarani, che Mazzarani, tra parentesi, a un certo punto ci voleva la bussola per fargli capire dove si trovava, perché vagava nel campo senza riuscire a capire qual era la sua Però posizione. credo che non sia solo colpa sua, No, 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 io perché sono. Mazzarani quando viene schierato come seconda punta o come falso Qui non centravanti penso fa che una grande partita. si tratti di No, trovare no, dico qualcuno a il cui gettare centrocampo. No, la no, no, io caccia sto parlando del addosso. centrocampo. Ovviamente è un discorso Purtroppo complessivo. viene bloccato sistematicamente Lodi, e cosa facciamo noi? I lanci lunghi. I lanci lunghi quando abbiamo Curiale e le punte, oppure chi è che deve stare davanti, a 20 metri da,
a minimo a 20 metri dal centrocampo. Cioè abbiamo uno spazio enorme e noi non riusciamo a costruire azioni. Vediamo Marchese, se vediamo Marchese, non perché oggi, attenzione, già l'ho nominato due volte, ma non ce l'ho con lui ovviamente. Recuperava palloni e qual era la soluzione? Lanci lunghi, sistematicamente davamo palla al Trapani, il Trapani ripartiva. Abbiamo fatto un primo tempo in questo modo senza riuscire a costruire nulla, è dura giocare in questo modo. Sul discorso delle pressioni io mi auguro che domenica al Goretti ne vengono non 20.000, ma non 20.000, ma mi bastano 5.000 che io divento pazzo e mi carico come un pazzo, non per male. Ma attenzione. In genere è così, no? No, perché poi, cioè, l'anno scorso noi col Volley Catania abbiamo costruito buona parte della nostra promozione in Serie 2 su quella straordinaria partita al Palaspedini contro il Taviano con 2.500 persone. C'ero e ho il piacere, guarda, di poterlo dire. Insomma, Marco Lotito, che era un giocatore del Taviano che ha giocato anche a Catania tanti anni fa, certo, Luigi, noi i primi due set non abbiamo capito nulla perché eravamo più concentrati sul campo a guardare quello che succedeva sulle tribune. Quindi... è la cosa più bella, il pubblico che c'è, amico che ti aiuta. Io chiedo alla regia di rimandare proprio le immagini iniziali di questa sintesi, quella relativa a Catania Trapani, proprio perché su questo argomento voglio un po' stimolare ulteriormente Luigi, che insomma si occupa di comunicazione, quindi su questo anche possiamo un attimo approfondire. A proposito di questo passaggio, che certamente poi è stato magari forzato in interpretazione da parte di qualcuno, ripetiamo, è chiaro che Lucarelli non si è lamentato del fatto che ci fosse troppo pubblico, ma questo è di tutta evidenza, no? Però parlare di giocatori che patiscono il grande pubblico, no, non ci credo, può, non, come dire, poi instillare il dubbio che ci sia un limite caratteriale da parte di alcuni giocatori che poi a questo punto non sono da Catania, perché ti viene da dire, se vai a Pagani va bene, però con tutto il rispetto per la Paganese ovviamente, no? No, ma se vai a Catania le potenzialità di questo bacino sono queste, perché parliamo di una partita, ripeto, in cui c'erano 18.711 spettatori, è stata la settima partita più vista di tutto il weekend del calcio italiano, meglio di tutta la Serie B e meglio di quattro partite di Serie A. E questo è un dato di fatto, non è che lo scopriamo oggi, perché altrimenti saremmo stati sulla luna sino a ieri, ma sappiamo benissimo che Catania è questa. 25 aprile, così facendo un po' di zapping in televisione, ho visto... la partita dell'Alessandria, no? alla fine Coppa Italia vinta dall'Alessandria, una bella squadra anche in chiave playoff da seguire. Marcolini, l'allenatore dell'Alessandria, intervistato a fine partita su quali potessero essere l'avversario playoff, ha detto: beh, considerando quello che si è visto al Massimino con un pubblico di altra categoria, sicuramente il Catania è l'avversario più accreditato. Ora noi, considerando quello che è successo da ultimo lunedì sera, e considerando che i playoff si giocano per buona parte con la partita secca, e noi comunque, anche se il Catania entrerà diciamo, nel doppio turno, quindi giocherà due partite, secondo, no, il bello tra virgolette è che giocherà da testa di serie presumibilmente, quindi la seconda la fa in casa, è quella decisiva, se questo, quindi, che sembra stato, se diventa un boomerang, se è stato un vantaggio, no, per il Catania, si trasforma in un motivo di ansia per noi, perché dobbiamo vincere forza fuori casa con due gol di scarto, perché poi il Massimino, certo, non sappiamo cosa battuta, succede. Lucarelli un po' di tempo fa l'aveva dato il consiglio ai tifosi: non venite allo stadio, andate al bingo, se noi non lo ascoltiamo, no, se noi non lo ascoltiamo e riempiamo lo stadio, questo succede forse. Allora sentiamo e poi posso dire una cosa, l'allenatore, secondo me, questo nel mio piccolo, l'ho fatto pure allenatore rugby sicuramente, io non darei mai alibi ai giocatori, perché tu stai dando un alibi al giocatore per la partita che è andata male. Non puoi dare alibi, in quel momento devi parlare della partita e basta, perché dare alibi dopo una partita di queste, persa in questo modo, una partita fondamentale, non è giusto. Devi dirmi quello che pensi tu. È più forte, è del più Catania, l'ha dimostrato. Gioca tutto questo discorso, io ci tengo a fare una precisazione. In questo momento meritatamente al secondo posto, ci tengo a punti col Catania, perché ci vedono pure a Trapani, siamo una televisione regionale, che il Trapani ha fatto un'ottima partita, tanto di cappello al Trapani, che sicuramente ha giocato meglio il primo tempo. Nel secondo il Catania, sull'impeto, sull'emotività, sullo slancio, anche su alcune correzioni, poi ha avuto le sue occasioni. Bravo il portiere del Trapani, che è un giocatore della squadra a tutti gli effetti. Siamo tifosi del Catania, no? Però la verità, quindi, non la possiamo ma io li metterei nel secondo tempo. C'è stata anche la spinta del pubblico, signori miei, perché non è cambiato il pubblico. Al secondo tempo non è uscito dallo stadio e c'erano 10.000 spettatori. Nel secondo tempo il Catania ha cominciato a giocare un po' di più, ma ha aiutato il pubblico. C'erano sempre quei 20.000 che spingevano come pazzi. Perciò ripeto, gli alibi lasciamoli fuori dal campo. A proposito di pubblico, sentiamo Pietro Lomonaco, che questo pomeriggio in conferenza stampa ha trattato anche questo argomento. Può partire il contributo. Quando hai da vincere i campionati bisogna anche che hai la fortuna di sfruttare le circostanze giuste. Il colpo di testa di Bogdan contro la Juve Stabia
a 20 minuti dalla fine ci avrebbe permesso di incamerare 3 punti. I tanti gol sbagliati contro il Trapani forse ci avrebbero permesso di cambiare il corso della partita. Sono episodi che succedono e questo si rifà al discorso del pubblico. Quando io dico che il pubblico di Catania non c'entra niente con questa categoria, lo dimostriamo con i fatti, perché io penso che in Serie C non esista piazza che o pochissime che riescono a portare 20.000 persone allo stadio, forse neanche in B. Non sta scritto in nessun libro sacro che per opera e virtù dello Spirito Santo, solo in virtù del fatto che il Catania ha un pubblico, deve vincere il campionato. I campionati non si vincono solo con il pubblico. I primi a essere delusi siamo noi, i primi a essere delusi è lo staff tecnico, prova ne sia che ci lasciamo andare a dichiarazioni, diciamo così, un po' originali, no? Perché da che mondo è mondo, il Catania ha costruito i suoi successi in casa e questo lo devono sapere tutti. Il Catania in Serie A è riuscita in casa al Massimino a salvarsi sempre, sempre, perché il Massimino esprime una forza e questo nessuno lo può assolutamente negare. Eh sì. Diciamo dichiarazioni di assoluto buonsenso del direttore Lo Monaco, corrispondenti al vero. Infatti. Allora, parlavamo di occasioni perdute, abbiamo anche preparato una clip nel quale si vedono, come dire, l'estratto, si vede l'estratto di alcune partite nelle quali il Catania ha, come dire, fatto emergere un purtroppo canovaccio, che è quello che ha cadenzato un po' tutta la stagione rossoazzurra, cioè quando il Catania ha avuto l'occasione o di prendere il primo posto o di portarsi direttamente a ridosso del primato, ha fallito l'appuntamento con il salto di qualità. Partiamo dalla partita con la Leonzio, che forse è l'emblema, la summa di tutta la stagione, ma non è solo questo ovviamente, vedremo anche altre partite, anche se tutte hanno una storia differente. Ci sono partite in cui il Catania ha completamente bucato la prestazione, ad esempio la partita contro la Leonzio, ce ne sono altre nelle quali magari ha giocato un po' meglio, però sono tutte partite accomunate dal fatto che il Catania, quando, ripeto, poteva o andare in vetta, come era nel caso della sera in cui si giocò contro la Leonzio, o portarsi a ridosso della vetta, ridosso vuol dire a meno uno, meno due, non di più, ha bucato l'appuntamento. Vedremo anche la partita a Trapani, quella in casa con la Casertana, quella di Bisceglie, quella in casa con la Juve Stabia, che Lucarelli non vuole annoverare tra le occasioni sprecate per quello che riguarda la prestazione, ma lo è sicuramente sul piano dei risultati, perché il Catania è andato in campo con la Juve Stabia sapendo che se avesse vinto le 5 partite che rimanevano sarebbe stata padrona del suo destino e dunque sarebbe stata direttamente promossa in Serie B. Il che cosa ci suggerisce, cosa ci fa dire allora? Che davvero c'è un problema temperamentale in questa squadra, Massimo? Potrebbe anche essere, però io penso che pure l'allenatore in questo caso c'entra pure, perché ripeto, caricare la squadra ci deve pensare l'allenatore, a far metterli con la mentalità giusta, a farli entrare col giusto spirito. Siamo sempre là, poi sai, dentro lo spogliatoio vivono loro, però mi sembra pure difficile pensare una cosa del genere. Qua siamo stati, almeno io, lui, siamo stati giocatori e ripeto, noi quando al Benito Paolone abbiamo giocato in top 10 e c'erano 10.000 spettatori, non puoi capire, l'emozione era tanta, ma l'emozione positiva, la posizione che ci caricava, noi riuscivamo a vincere contro squadre che era il Viadana, che in quel periodo era lo squadrone della top 10, contro il Padova, contro il Rovigo. Sicuramente noi sulla carta un po' più deboli, ma il pubblico ci dava una spinta incredibile, perciò non lo riesco a vedere questa cosa da giocatore, da che ho calpestato qualche campo, ho avuto la fortuna, ma anzi mi caricava ancora di più, come mi caricava ancora di più a noi giocatori che veniamo dal sud, andiamo a giocare al nord, ci carica ancora di più quando troviamo le tifoserie del nord che ci insultano, noi ci caricavamo come pazzi, io parlo dei ragazzi dell'Amatori. Perciò quello per me è uno stimolo, il pubblico è uno stimolo, punto. Infatti ti ripeto, io lo continuo a dire ogni volta che me lo dici, domenica se vengono in 5.000 vedrai cosa succede. Ci arriveremo a fine trasmissione, non chiuderemo prima di aver parlato dell'Amatori. Luigi, in questa carrellata di partite, di occasioni perdute, qual è quella che ti brucia di più nel corso del cammino del Catania quest'anno? C'è un po' l'imbarazzo della scelta. Vabbè, i 4 punti dati alla Leonzo, cioè quelli sono, infatti, 4, verità, sono quelli sì, che mancano. Sono certo. 4 punti che mancano, che con la Casertana, dico veramente, ha somministrato una lezione di calcio, cioè,
comunque una formazione che ha fatto un campionato tutto sommato modesto, se vogliamo, però contro il Catania diventa una formazione di grande livello. Contro la Leon sono 4 punti che mancano. Io non per, come dire, stesso voler buttare la croce addosso a Lucarelli, però l'aspetto paradossale delle dichiarazioni che non soltanto lunedì sera ha rilasciato su con questo vulnus psicologico sui giocatori è dato dal fatto che Lucarelli da calciatore è stato uno che, al di là delle qualità tecniche, che sicuramente, però era un capopopolo, sia quando è stato a Livorno, ma anche col Torino se vogliamo, era un giocatore di quelli che infiammava la piazza, che sapeva come portare il pubblico dalla sua parte, che sapeva che in alcune circostanze dove non ci si arrivava con la forza, con la tecnica, con l'ampiezza della rosa, ci si poteva arrivare con le motivazioni, con l'entusiasmo, che appunto una presenza del pubblico passionale, vibrante, calorosa dà. Quindi ecco, mi sembrano oltremodo bizzarre, ecco, queste dichiarazioni che, ripeto, non sono state casuali, nel senso che più di una volta ha fatto riferimento a questo aspetto, proprio considerando cosa è stato Lucarelli nel calcio italiano. Cioè, non è che è stato l'ultimo ping pong Lucarelli. Assolutamente. Sono uno dei personaggi che hanno avuto un ruolo importante nell'ultimo ventennio. Insomma, è sicuro che bisogna... Ventennio calcistico. Lasciamo stare i riferimenti politici, siamo vicini al 25 aprile, no? È appena passato. Per quello che riguarda, posto che è chiaro che a questo punto bisogna ricomporre il rapporto con, non dico il pubblico, ma col Massimino, proprio inteso come contesto ambientale, a questo punto dobbiamo anche andare avanti e fare una riflessione su quelli che sono gli scenari di campionato che si riservano al Catania. Catania, che in questo momento è terzo, dicevamo, perché, ahimè, lo scontro diretto con il Trapani è a sfavore dei rossazzurri, quindi voi vedete le due squadre appaiate a 67 punti, ma in caso di arrivo a pari punti conta quello, e il Trapani ha vinto all'andata e al ritorno, quindi insomma, merita anche, voglio dire, di stare lì nei confronti del Catania. Se andiamo a vedere la grafica del rush finale che ormai si riduce agli ultimi 180 minuti, il ragionamento da fare è: posto che ormai il Lecce è pronto a festeggiare la promozione diretta in Serie B, c'è già il tutto esaurito la prossima settimana, adesso ormai domenica con la Paganese, insomma non penso che mancherà questo match point gigantesco, la corsa fra Catania e Trapani si riduce a una corsa per il secondo posto, che non è poco, perché vuol dire saltare un turno di playoff. Poi vedremo anche una schermata relativa ai playoff, perché possiamo cominciare a entrare nel vivo. A questo punto bisogna fare un po' di calcoli e capire se il Catania è in condizioni, in base al calendario che vedete, il Catania ha il Matera in trasferta e poi gioca in casa con Rende, è in grado di rosicchiare un punto al Trapani, che ha il Monopoli in casa e il Cosenza in trasferta nell'ultima giornata. Massimiliano Vinti, tu che ne pensi? Ma che dire, il Catania purtroppo in questo momento è difficile capire. Però secondo me, guarda, Cosenza, il Matera giustamente è una squadra che non è che andiamo a fare una passeggiata. Anche se attraverso un momento molto particolare. Sì, sto dicendo attraverso un modo molto particolare, però non penso che i giocatori scendano per perdere la partita. Poi il campo di Matera è sempre stato un po' ostico. Ma il Trapani, Cosenza-Trapani, sicuramente il Trapani non andrà a Cosenza, cioè non è che trova il Cosenza che gli lascia la partita. Il Cosenza è un'altra lotta per... Infatti, anche il Monopoli comunque. Lotta, sì, esatto. Sì, sai, il Trapani in casa è stata una squadra che ha giocato tanto e ha giocato bene. Però sì, secondo me ce la può fare il Catania, anche perché... Porca miseria, tutte e due sono di un discontinuo, Catania e Trapani, ogni tanto fanno pareggi e vittorie che neanche ti aspetti. Luigi, possiamo dire che questa settimana è più delicata per il Catania e la prossima lo è per il Trapani? Ma direi di sì. In Matera, comunque, domenica scorsa tutti lo davano in disarmo, invece ha fatto la sua partita. Quindi cioè, poi il peggior nemico del Catania è il Catania. È se stesso. Più piuttosto che avversario. Poi tutta la schermata sul rush finale... Poi magari parleremo anche della formula playoff, perché dopo la scoperta... Abbiamo una grafica, tra poco la vedremo. Dopo la scoperta del bosone di Higgs, cioè per capire come funziona i playoff della Lega Pro. E quest'anno la prossima sfida è la scienza. E quest'anno è più raziocinante di quanto non lo fosse l'anno scorso. Che tutto dire. La formula era particolarmente astusa, quest'anno secondo me l'hanno tarata un po' meglio. Ne parleremo subito dopo, perché dopo questo stacco pubblicitario procederemo proprio il discorso playoff. Abbiamo una grafica che la spiega, abbiamo le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco sull'argomento e poi ovviamente parleremo anche di Matera Catania, cioè del prossimo impegno della formazione.
formazione. La seconda parte di Sport Sicilia Poi Più, insieme a Max Vinti e l'Amatori Catania e al collega Luigi Burbinetti, che è dirigente della Sifir Condor Volley. Parliamo ancora di Catania, parliamo ancora di playoff in questo caso, perché dicevamo il Lecce è davvero a un passo ormai dalla promozione diretta, quindi l'attenzione si focalizza un po' sulla corsa ai playoff. Parlavamo con Luigi e anche con Massimo della celeberrima ormai formula dei playoff. L'anno scorso era veramente astrusa, quantomeno. Quest'anno, a mio giudizio, è stata ponderata un po' meglio. Facciamo così, prima di vedere la grafica che abbiamo preparato, sentiamo subito Pietro Lomonaco sui playoff, che sono in teoria, anche in pratica, il traguardo che si profila all'orizzonte per il Catania, e poi torniamo in studio. Ora abbiamo una nostra forza, abbiamo una nostra competitività, abbiamo una buona squadra, siamo riusciti a riportare la gente al campo, e questo è un patrimonio che non dobbiamo perdere, non dobbiamo perdere. Ecco, il più grande delitto sarebbe quello di far sì che il patrimonio della nostra gente si possa disperdere, va bene? E questo non dobbiamo farlo. Ora, quando noi diciamo, io sono anche abbastanza così critico nei discorsi perentori, no? Ve l'ho detto, è diverso. Noi dobbiamo andare in B, noi vogliamo andare in Serie B. Sono due terminologie totalmente diverse che implicano altri discorsi. Noi non dobbiamo andare in B. Noi ci vogliamo andare, perché siamo consapevoli che se noi dovessimo farcela attraverso i playoff, attraverso quello che è, avremmo fatto un miracolo. Avremmo riportato in appena 2 anni il Catania nel territorio, come si suol dire, non paludoso, giusto? E ecco perché noi lo vogliamo con tutte le nostre forze. Dobbiamo fare i conti fino a ieri con altre contendenti alla vittoria finale. Abbiamo resistito fino alla fine, ci mangiamo le mani, ci sbatteremo la testa al muro per come abbiamo disperso e dilapidato in queste ultime 2 partite in casa, davanti a uno spettacolo incredibile, come abbiamo dilapidato la possibilità di prendere il volo. Purtroppo è successo. È successo e bisogna prenderne atto. Così come bisogna prenderne atto che c'è un campionato ora ulteriore da affrontare. Ci sono i playoff. I playoff sappiamo tutti quanti che sono un terno all'otto, non è assolutamente facile vincerlo. Ci sono praticamente 3 gironi con le squadre classificate fino al 10º posto, quindi praticamente sono 27 squadre che si affronteranno per far sì che una sola esca fuori. Ci sono delle situazioni di privilegio, perché se arrivi secondo hai un privilegio, se arrivi terza è un altro privilegio. E quindi diciamo che noi abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. E allora, sin qui Pietro Lomonaco, che insomma fa un po' il punto della situazione e approccia questo tema dei playoff, che sono davvero una grande lotteria, credo che non si possa usare davvero un termine diverso. Proviamo a spiegarla questa lotteria attraverso l'ausilio di una grafica, ci ragioniamo un po' insieme a Max Vinti e a Luigi Pulvirenti. Dunque, la formula di quest'anno è così congeniata: c'è una prima fase chiamata fase del girone, alla quale partecipano al primo turno, che è un turno secco, le squadre classificate dal 5º al 10º posto. Gli accoppiamenti non li abbiamo fatti perché ovviamente il campionato è in evoluzione, vedremo quali saranno i piazzamenti. Chi vince il primo turno, chi supera il primo turno, va a fare un secondo turno altrettanto secco, in gara unica quindi, con turno nel quale si aggiunge la quarta classificata di ogni singolo girone. Cosa succede dopo questo doppio turno secco? In teoria, anzi non in teoria, anche in pratica, perché il Catania è sicuro almeno del 3º posto, quindi questa è una fase che non riguarderà il Catania. Per quello che riguarda le formazioni siciliane, può riguardare la Sicula Leonza, ad esempio, che in questo momento è 10ª, o il Siracusa, che però in questo momento è fuori dalla zona playoff. Poi abbiamo una fase nazionale, ed è quella nella quale subentrerà il Catania. Al primo turno, la fase nazionale sarà sempre in doppio turno, quindi si gioca sempre con partite di andata e ritorno. E la partita di ritorno si gioca in casa della meglio classificata. Il primo turno vedrà, che è previsto il 20 e il 23 maggio, quindi anche gare molto ravvicinate, questo è un elemento poi da considerare, vedrà coinvolte le squadre che hanno superato la fase del girone, sono 4 ovviamente,
più la terza classificata del girone, in questo caso il Catania, è la vincitrice della Coppa Italia, che abbiamo già, che è l'Andria, ovviamente. L'Alessandria, scusate, il lapsus. Questa è una fase di andata e ritorno, ripetiamo. Chi la supera va a fare una seconda fase, sempre nazionale, di andata e ritorno, nella quale subentrano le seconde squadre classificate. In questo momento il Trapani, quindi a differenza fra il secondo e il terzo posto, significa un turno in meno di playoff, e non è poco, sono due partite in meno ed è un ostacolo in meno, ovviamente. Chi poi supera anche il secondo turno della fase nazionale va a fare una Final Four, in questo caso con sorteggio integrale, il che vuol dire che le quattro semifinaliste verranno sorteggiate e quindi non c'è una testa di serie e non c'è qualcuno che avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa rispetto ad un'altra, e infine una finale secca che verrà giocata il 16 giugno a Pescara. Dunque, percorso particolarmente lungo, ma cambia anche il piazzamento, cambia anche il percorso in funzione del piazzamento. E allora cosa dobbiamo dire? Che intanto questa corsa per il secondo posto ha un peso specifico preciso, Max Vinti, partiamo da lì. L'ideale sarebbe arrivare secondi. Però certo, c'è da dire pure che il campionato si ferma quando? L'11 maggio, il 10 maggio, il 6 maggio. Certo, stare fermi per tutto questo tempo non è neanche positivo per una squadra. Sicuramente un turno ti aiuta tanto, arrivi direttamente lassù, però è dura, perché i playoff è dura. Poi quando devi scontrare le squadre del nord non sai quello che trovi. Cioè, nel senso, puoi studiare la partita quanto vuoi, puoi studiare la squadra avversaria quanto vuoi, però sai benissimo che poi ti ritrovi in un contesto completamente diverso che non hai vissuto. I playoff sono un terno all'otto, ovviamente là ci vogliono uomini, ci vogliono tanti. Tu li conosci, perché voglio dire, l'Amatori fino all'anno scorso ha fatto dei playoff. Tanti, sì. Esatto. Però i playoff ci vogliono tanti, soprattutto essere uomini, affrontare con la mentalità giusta, che spero il Catania da qua al 20 maggio, minimo il 20 maggio, cambi completamente, perché se affrontiamo i playoff per come abbiamo affrontato per esempio il Trapani, diventa dura. Però fiducia, perché abbiamo una squadra forte, e io dico sempre, le squadre devono venire a Catania. Catania deve ritornare un fortino, deve essere una difficoltà assurda per gli avversari, perché si devono spaventare già quando entrano dentro il campo. Eh sì, qui torniamo a quel discorso di riconciliazione col Massimino che dicevamo prima, perché se rivediamo la grafica per un attimo con l'aiuto della regia, Luigi, capiamo come il Catania subentrerà alla fase nazionale o al primo turno o al secondo turno, questo lo vedremo in base al secondo o al terzo posto, da testa di serie, perché la terza classificata è una testa di serie, quindi gioca la seconda in casa, la seconda decisiva in casa. Il secondo turno, se tu ci arrivi da secondo, sei comunque testa di serie, ma l'altra testa di serie, quale sarà? La migliore terza dei tre gironi, che è il Catania. Il Catania o il Trapani, diciamo la terza del girone del Catania, sì, e del Trapani. Quindi in ogni caso vai a fare due turni o un turno della fase nazionale con la seconda decisiva in casa. Quindi ovvio che ti devi riconciliare anche con questo Massimino. Se posso dire quello che penso, diciamo, questa formula secondo me un po' però annulla le distanze tra le varie squadre, perché è vero che chi arriva secondo o terzo ha un oggettivo a bocce ferme, no? Sulla carta un vantaggio oggettivo è quello di giocare meno partite, però poi non sappiamo se è davvero un vantaggio, no? Perché magari chi arriva dalle prime fasi, infatti, magari ha superato la prima fase, ha superato la seconda fase, arriva sull'onda di un grande entusiasmo, ha giocato, non è rimasta ferma 20 giorni. Non l'anno scorso col Volley Catania capitò di, dopo aver conquistato il primo posto, aver giocato l'ultima partita della serie il 6 maggio, poi di giocare la finale il 27 maggio contro una formazione che invece aveva giocato ogni tre giorni e che era molto rodata rispetto a noi, che a fine stagione pallavolistica siamo riusciti a fare delle amichevoli con per fortuna con delle squadre improvvisate, dei tanti catanesi che giocavano in giro per l'Italia e che si sono prestati allo scopo. Quindi io non so se poi, diciamo, questi due vantaggi effettivamente quali sia prevalente o se ne fatti non si annullano. Il vero vantaggio è di giocare la seconda partita in casa, quindi facciamo in modo che lo torni a essere. Eh sì, anche perché giustamente, come rilevavate entrambi, lo sport è pieno anche di episodi di questo genere, cioè di squadre che hanno preparato magari finali in ritiri monastici e che poi vengono raccontate come partite che non sei neppure riuscito a giocare perché ti sei prosciugato magari mentalmente, non tanto perché hai perso il ritmo partita, ma perché a livello di testa, tra virgolette, sì, hai sofferto molto. E tu magari arrivi, ovviamente, se hai acciuffato i playoff per il rotto della cuffia alla decima posizione, quindi pensi che il tuo campionato sia finito e partecipi soltanto per il prestigio e non rifirma,
poi magari superi il primo turno, superi il secondo, al terzo ci cominci a credere. È oggettivamente, che ti puoi giocare la promozione. È oggettivamente, cioè, un aspetto da tenere in considerazione, posto che è chiaro che se ci arrivi da testa di serie e hai il ritorno in casa e fai qualche turno in meno, hai dei vantaggi che però devi sapere sfruttare. Adesso il Catania intanto deve completare la stagione regolare e arriva la trasferta di Matera. Abbiamo le immagini della partita di andata, che non fu una partita affatto semplice. Il Catania la pareggiò per 1-1. Questo ci ricorda come il Catania vada adesso ad affrontare una sfida, scusate, appunto di assoluta difficoltà, almeno teorica tra virgolette, perché poi ripetiamo che il Matera vive una situazione particolare, è stato penalizzato di 9 punti, ha 5 giocatori fuori rosa, tra l'altro giocatori di un certo nome: Stendardo, Angelo, Stiambelli, Giovinco, Urso, insomma parliamo di giocatori che giocavano, insomma, titolari o quasi. Quindi una squadra che attraversa un momento particolare, però è una squadra che gioca a pallone come tutte le squadre di Auteri, che ama giocare a pallone, possesso palla, parte bene dal basso. Ricordiamo la partita di andata, quella è un po' la cartina di tornasole, insomma, di quello che sono le squadre di Auteri, tra l'altro anche molto duttili, cambia riferimento offensivo spesso, insomma una squadra di un certo tipo. Però si gioca in trasferta, visto che il Catania a questo punto viene da un ruolino di marcia in trasferta eccezionale, perché come sappiamo tutti ha battuto il record storico di vittorie esterne del club, no? 10 in una stagione, mai successo. Allora a questo punto un po' una battuta, un po' una provocazione, un po' no, Max Vinti, allora è meglio giocarsela in trasferta a questo punto? Domani, domenica sì. Sì, no, vabbè, questo non ci credo io, dai. Io spero che domenica faccia una gran partita, perché ne abbiamo bisogno di vincere. Poi penso che i giocatori un pochettino si sentono in colpa dopo la partita di Trapani, un po' di riscatto, un po' di rivalsa, un po' di tutto devono averlo, un po' di rabbia, perché ragazzi, dopo la sconfitta col Trapani che ci siamo giocati alla fine, purtroppo eravamo arrivati di là, ci potevamo giocare alla fine il campionato, all'ultima giornata, sarebbe stato anche più bello. Però penso che sia arrivato il momento che domenica escono i giusti attributi e portino 3 punti a casa, perché come hai detto tu, sì, il Matera, l'ho detto pure io, il campo difficile, ma troviamo in una situazione societaria che è quella che è, dobbiamo approfittarne e vincere, punto. Poi purtroppo oggi dobbiamo stare nelle speranze pure del risultato del Trapani. Questo. È chiaro. Prima erano al contrario, ora qua. Adesso dipendi dagli altri, non più per il primo posto quanto per il secondo. Attenzione, ancora nulla ha detto, la matematica dice. Assolutamente. Perché tutto io sono molto scaramantico e molto ottimista. Aperto, oggettivamente, in casa contro la Paganese ha un match point gigantesco, poi lo può, diciamo, anche cestinare. Siccome ci saranno 25, si dice che tutte ci saranno 25. Sì. Tutte esaurite a Via del Mare. Perché non si devono emozionare anche loro? Però, visto che si parla del Lecce, i Roma-Lecce non capitano sempre. No. Purtroppo andando indietro con la memoria, quella famosa partita in cui, diciamo, la Roma di Eriksson perse lo scudetto proprio con la retrocessa formazione salentina in casa, questi tipi di suicidi di massa nel mondo dello sport non sono più così frequenti. Diciamo che il Lecce è in credito, tra virgolette, in questo senso di una partita, però vabbè, quello era un altro mondo sicuramente. Adesso arriva la partita con il Matera. Io chiedo a Luigi, che Catania ti aspetti a livello di approccio alla partita? Perché ripetiamo, non sempre il Catania l'ha approcciata bene la partita, vedi la gara con il Trapani, ma anche a livello di formazione, se ti aspetti delle novità, perché insomma la sensazione è che ci sia nell'aria qualche variazione. Ma più che aspettarcele, mi pare che siano state comunicate dall'allenatore che sono tutti in discussione, anche i senatori, un po' il discorso che facevamo prima. Io personalmente non credo, ma non da adesso, da mesi, che il Catania possa permettersi di schierare 4-5 giocatori, ecco, 4-5 senatori contestualmente tutti insieme, perché e poi nel calcio, diciamo, qualcuno deve pure tirare la carretta e correre, come si dice. Ci sono nella panchina del Catania elementi che potrebbero dare alla squadra quel dinamismo che è mancato, non perché la partita si vinca solo col dinamismo, ma perché insomma una squadra che corre un po' di più riesce magari a sfruttare meglio la qualità dei giocatori che hanno tecnica, perché non sono più i tempi del Brasile e di Spagna 82 con 5 solisti che giocavano da fermo, che poi tanto manco lo vinse. Non l'ha vinto il mondiale. Tanto appunto manco lo vinse il mondiale. Questa conferma che, cioè, soltanto la tecnica non ti fa vincere le partite. Quindi i cambi, ecco, non è che dobbiamo aspettarci, sono stati comunicati. A me pare che uno di quelli più urgenti da fare sia proprio, ecco, sulla fascia sinistra, l'inserimento di Porcino, che in questo momento, insomma, senza fare un torto a nessuno e senza sconfessare quanto ha fatto di buono, e cioè tanto, nella sua carriera marchese, però mi pare che abbia un altro
decisamente un altro passo in questo momento. Allora, tu l'hai chiamato e noi te lo mostriamo con l'aiuto della regia. Andiamo a vedere la grafica della probabile e possibile formazione del Catania. Ripetiamo, diverse le novità annunciate. Tra queste c'è proprio, insomma, le novità potrebbero arrivare in tutti i reparti. A partire dalla difesa, a partire dal settore sinistro, con Porcino al posto di Marchese, poi Blondetta, Aie e Bogdan potrebbero conservare, diciamo, i rispettivi posti, posto che le alternative si chiamano tedesche, ad esempio per i due centrali, con Aie che potrebbe anche allargarsi, poi c'è Semenzato come alternativa di destra, però insomma la prima novità che ci si aspetta è Porcino sulla sinistra al posto di Marchese. A centrocampo potrebbe riposare Mazzarani, c'è Rizzo come prima alternativa per un centrocampo più muscolare, esistono anche però altre opzioni come Bucolo e Fornito con caratteristiche un po' diverse, e poi le altre novità riguardano soprattutto l'attacco, dove potrebbero cambiare i due esterni di attacco. Insomma, si è parlato molto del fatto che ha dato molta fiducia Lucarelli nelle ultime partite a Barisic e a Mané, i quali hanno fatto bene, l'hanno ripagata, però insomma le alternative non sono da meno, potrebbe essere il turno di Russotto e di Grazia. Max Vinti, ti convince questa formazione? Sì, però io non lo so, in trasferta soprattutto farei giocare uno come Bucolo, perché a centrocampo è uno che, a parte che corre come un pazzo, ma poi lotta su tutti i palloni e hai bisogno di questa gente. E Biagianti non sta giocando male, perché non sta giocando male, è un lottatore, però come diceva pure lui, cioè ragazzi in questo momento hanno una corsa limitata, perché l'età è quella che è e dobbiamo capire che in questo momento abbiamo bisogno più gente che corre, e forse farlo riposare ora Biagianti sarebbe l'ideale, perché poi te lo ritrovi dopo, l'esperienza serve pure, attenzione, soprattutto nei playoff. Perciò io avrei messo, cioè, un Bucolo l'avrei fatto giocare sin dal primo minuto questa volta, ti ripeto. Luigi, tu? Poi dico, forse lo penso solo io, però secondo me Semenzato meriterebbe qualche altra chance, perché è un giocatore che scompasso. Devo dire che Semenzato le chance le ha avute oggettivamente. Le ha avute oggettivamente, senza anche in questo caso mettere sul banco gli imputati in maniera particolare nessuno, però oggettivamente Semenzato è uno di quei giocatori che è rimasto un po' al di sotto delle aspettative, posto che questo è anche un attestato di stima nei confronti del giocatore, certo, perché viene da un'ottima stagione. Certo, a Catania non è riuscito a decollare, vediamo, potrebbe anche essere. Però infatti stiamo giocando sempre con un difensore centrale adattato sulla fascia destra, quindi poi destra, considerando che noi giochiamo con un modulo per cui i tre centrocampisti sono, cioè, non è che si allargano particolarmente. Se li vuoi spingere, schieri Esposito. Sì, ecco, se vuoi il punto un che giocatore poi di spinta, la fascia destra l'affidi totalmente a Russotto, no? Può essere anche un rischio, perché poi il giocatore potrebbe andare troppo spesso, troppo velocemente in apnea. No? Vediamo cosa sceglierà Lucarelli, ancora un paio di giorni per decidere. Noi ci prendiamo una pausa.